Barbecue, ragazzi, bentornati. La nostra serie di barbecue preferite, anche vostra, penso. Non so, nostra sì. Oggi andiamo a fare uno dei miei piatti preferiti. Ma prima di dirvi di cosa si tratta, quando l'avete già letto, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, perché What a Barbecue continua. Però se mettete like, condividete e vi iscrivete al canale e attivate la campanellina, io sono più contento. Detto ciò, abbiamo detto che facciamo una delle mie cose preferite al mondo, tra l'altro, ovvero la bistecca. Anna, che buona! Occhio, perché oggi è un po' particolare, perché sapete che molti barbecue a pellet non sono in grado di arrivare ad alte temperature, ma il mio fantastico Yoder assolutamente sì. Non userò però le grill grates, ma la padella. Il padellone, ragazzi! Ma che bistecca farò? Qui vi volevo, perché oggi non scherziamo, ragazzi, questa è una T-Bone che naturalmente ho preso da Meat Crew, che è il mio nuovo negozio shop online di carne d'importazione super luxe, quindi carne americana, australiana, giapponese, eccetera. Questa è una T-Bone Snake River Farms, quindi Wagyu americano. È una porterhouse, perché? Perché la parte del filetto, come vedete, è molto molto pronunciata. Quindi si parla di T-Bone Porterhouse quando abbiamo questa conformazione. Bella, ti piace? Di solito la vendono per due. Qui siamo sul chiletto e tre, se non erro. Mitcro.it. Trovate queste belle bisteccone. Prima cosa da fare: andiamo a toglierla dal sottovuoto, perché naturalmente la carne vi arriva sottovuoto refrigerata. Una cosa molto importante: quando comprate la carne sottovuoto, potrebbe capitarvi di dire: ma che colorino un po' scuro, chiaro. Ragazzi, è tutto normale, perché lasciate la carne fuori 10 minuti e vedrete che riprenderà il suo bel colorito rosso, quindi non spaventatevi. Dotati del vostro migliore e mio miglior amico, che è il panno carta, andiamo ad asciugare benissimo la nostra carne. Quindi così prendiamo un bel pezzettone e tamponiamo in questo modo, ok? Voilà, a giro. La parte del filetto è molto grossa, in questo caso. Già dopo pochi secondi il colore della carne è già cambiato. Vedete che si sta già ravvivando, perché con il contatto con la nostra aria, il nostro ossigeno, si riprende il suo colore. Altra cosa importante è la temperatura della carne, ragazzi. Se dovete andare a farvi una bistecca come questa, assicuratevi di tirarla fuori dal frigo qualche ora prima, in modo da averla a temperatura ambiente. Perché se andiamo a cuocere la carne con la temperatura troppo bassa, la bollite praticamente. Sapete quando viene una grigiastra brutta? Ecco, è una minchia. Prendo dei fiocchi di sale e vado a salare la mia bistecca, anche in maniera cattiva, devo dire così. Questa tecnica si chiama dry brining, ovvero stiamo andando a mettere del sale sulla nostra carne per far sì che tiri fuori i succhi e allo stesso tempo, lasciandola riposare, i succhi andranno poi a ridistribuirsi e faremo in modo di ammorbidire la nostra carne. La lasciamo così, potete coprirla e metterla in frigo per ritirarla fuori, io la lascio così una mezz'ora, dopodiché andiamo a condire la nostra carne. Nel frattempo andiamo a preparare il barbecue per la nostra cottura. Allora, ragazzi, ho preso il mio bellissimo padellone in ghisa che utilizzerò per cuocere la nostra carne. La ghisa perché? Perché è un conduttore fantastico, sprigiona un calore, lo trattiene in una maniera fondamentale, lo irraggia soprattutto su tutta la superficie, benissimo, e che è quello che interessa a noi per ottenere una maillard, che è poi la crosticina. Prima di andare a mettere il nostro padellone sul barbecue bisogna settarlo, perché mettimi i guantoni, scusate, perché per raggiungere temperature siderali dobbiamo rimuovere le nostre griglie, rimuovere il diffusore che sta tra il bruciatore e le griglie, in modo che potremo sviluppare una temperatura molto molto maggiore in questa parte, ovvero dove sta il bruciatore. Poi qui il nostro Yoderone ha un manopolone, è questo qui. Ora era tutto aperto perché stavo facendo una cottura di un pezzo molto grande, quindi avevo bisogno della stessa temperatura su tutta la superficie. Più vado a stringere, più la temperatura si concentra nella zona vicino al bruciatore, quindi in questo caso mi serve massima temperatura, quindi chiudo del tutto, spostiamo la temperatura di lì e setto il mio Yoder al massimo. Aia! Vi faccio vedere anche i pellettoni che utilizzo, che in questo caso sono di quercia. Voilà. Ho riempito il mio bel serbatoio e posso andare quindi a fare la mia operazione di rimozione delle grate. Togliamo il diffusore, rimetto le grate. Noi andremo a cuocere, vedete, proprio in questa zona sopra al bruciatore. Prendo la mia padellona e la piazzo proprio qua, eh. Voilà. Temperatura al massimo e ci vediamo dopo per la cottura. Allora, abbiamo lasciato un paio d'orette la nostra bistecca a fare questa appunto procedura di dry browning e possiamo vedere che in effetti, guardala qua, guarda che umidità che ha tirato fuori. Guarda, eh?
sempre grazie al nostro amico Pannocarta, andiamo a ripulire la superficie. In questo modo abbiamo quindi tirato fuori ancora umidità dalla nostra carne e asciugandola faremo in modo di ottenere una maillard ancor più eccezionale. Siamo quindi pronti per andare a rabbare. E cosa usiamo oggi? Voi dite... Vabbè, bistecca di wagyu, vabbè. Non me ne frega niente. Io voglio andare ad usare questo Montreal Steak Hamburger, che è un rub di Angus and Oink, ragazzi. Un po' speziato, leggermente piccante, ha dell'anciocini dentro. Sale, pepe, aglio, naturalmente. E anche un pochino di paprika. Anche dell'origano, se non sbaglio. Buono. Ha una piccantezza al naso, quindi è un rub un pochino complesso. Il wagyu è una carne molto grassa, secondo me ha bisogno anche di un po' di piccante, di qualcosa che ti distragga, secondo me, dall'estremo grasso. Io amo mangiare le bistecche così, belle saporite. Quindi non me ne frega niente. Ovviamente un filo d'olio, così, e vado, voilà, così, a oliare bene, bene, bene la mia bistecca. Ciro un altro filo d'olio. Guardate che bella marezzatura che ha la nostra carne, eh? Ed ora vai con la nostra rabbata. Facciamo aderire bene, così. E quella in eccesso la facciamo cadere e la usiamo per andare a rabbare anche tutto il lato. Quindi giro, ancora rabba, ok. Vado un po' largo, così, la circonferenza, e vado di lati a raccogliere. L'osso naturalmente non è necessario, ma sui lati sì, perché anche il grasso deve essere condito. Ora. Barbecue settato, padellone in ghisa già sul fuoco incandescente. Andiamo a cuocere la nostra T-bone. Ragazzi, ci siamo. La nostra padella, come vedete, ormai è incandescente praticamente. Devo un attimo stringere perché la padella è giusto al pelo. Suono dell'amore devastante. Pronti? Un paio di minuti per lato, dopodiché la metteremo in safe zone, totalmente fuori, in rest, per far riassorbire tutti i succhi e portarla a T. E dopo andiamo a farle. Anzi, e dopo ce la mangiamo. Andiamo naturalmente a finire la cottura con cosa? Con un pezzettino di burro che... Dobbiamo andare a recuperarlo! Facciamo sciogliere sulla nostra bistecca. Cottura soddisfacente, per cui cosa faccio? Prendo la mia bella T-bone, la lasciamo in rest. A questo punto posso anche spegnere, chiudo, la lascio 10-5 minuti in rest per far sì che i succhi si ridistribuiscano. Nel frattempo raggiungerà la temperatura ideale, 48-50. Più o meno. Sono stato un po' bugiardo perché in realtà avevo fame, quindi l'abbiamo tirata giù un pelo prima sui 42-43 gradi. Ma c'è un perché. A parte che va bene così al sangue, proprio rare, a me piace. Ma è una delle problematiche del T-bone. Perché, come vedete, sul filetto, secondo me potremmo anche quasi esserci. Sul controfiletto, naturalmente, siamo un po' più indietro. Ora, i miei gusti mi dicono... Ok, perfetto, mamma mia, carne morbidissima. Come vedete siamo stati pochi in padella, quindi non abbiamo un mouse ring, che è quell'anello grigio che viene di solito quando cuocete troppo in padella e poco in cottura indiretta. Vedete? Ce l'abbiamo, ma non troppo. E la carne, come vedete, non perde sangue, perché avendola fatta riassorbire con una cottura dopo la padella, si è stabilizzata, i liquidi si sono ridistribuiti ed è magnificamente perfetta. Questo è il controfiletto, buonissimo. Il wagyu fa sì che la carne sia comunque molto morbida anche nella parte del controfiletto. Il filetto praticamente, cioè, non dovete mangiarlo, cioè dovete pensare di mangiarlo e si scioglie in bocca. Ma anche il controfiletto, ragazzi, è eccezionale, mamma mia. Ci sono molti altri modi per cuocere una bistecca, naturalmente al barbecue, ne vedremo altri magari con dei dispositivi diversi, ma posso affermare quasi con convinzione che questa è una bistecca perfetta. Noi ci vediamo al prossimo episodio di What a Barbecue, ragazzi. Non so cosa cucinerò, non ho ancora deciso. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Per non perdervi i prossimi episodi. Ciao.